Ciao a tutti ragazzi, bentornati con il vostro Lollo su Euro Truck Simulator 2. Sapete quanto mi piace questo simulatore di camion? Ragazzi, l'ho portato anche all'inizio della carriera del mio canale stesso. Oggi ne inizieremo una, ragazzi, di carriera. Sì, esattamente. Ho fatto dei progressi, sono andato avanti rispetto alla review. Se vi ricordate la review che ho eseguito con il nuovo DLC Beyond the Baltic Sea, oggi, sempre da quelle zone, ripartiremo con il nostro Volvo 460 color oro, lo vedete in sottofondo, bellissimo, appena acquistato. Ho preso 400.000 euro, ve lo dico, di soldi dalla banca. Ho fatto questo debito, me ne sono rimasti al momento 316.000. Ho preso questo a 100 e passa mila euro, 100.000, 105.000 euro. Sapete che io inizio con il Volvo, è uno di quelli che preferisco. E poi vorrei fare, se riesco, un International Gift Delivery, ovvero un info evento, l'evento natalizio di Euro Truck Simulator 2, con i contratti quelli esterni. Oggi vediamo se ce ne sta uno di questi, altrimenti faremo un altro viaggio. Dai, regà, state là che ripartiamo subito. Andiamo a vedere un po' le offerte di lavoro che ci sono, dai. Andiamo subito, ragazzi. Mi dice nuovi accessori disponibili, andiamo un po' a vedere. Va bene, sono questi, ma poi li metterò con calma. Sì, mi va, le borchie, le varie cose, ovvero le barre laterali, le barre anteriori, posteriori, va bene così. Aggiornamenti del camion lo faremo in seguito. Adesso invece voglio farvi vedere subito un viaggetto, offerte di lavoro. Andiamo con quelle del World of Trucks, queste esterne, quindi contratti esterni. Andiamo a vedere se c'è un po' qualcosa di Natale. Sincronizziamo i lavori. Candele natalizie, eccolo qua subito. L'ho trovato, eccolo. 14 ore e 23, candele natalizie, precisamente da Turku, dove ero fermo adesso col mio camion. Vedete, ho già preso un pochino, visto un pochino di cose di città, ragazzi, soprattutto in Svezia, Orebro. Come vedete, sono passato a Uppsala, a Kapellskär, poi in Estonia a Tallinn, Paldiski, vedete, Tartu, e qui in Finlandia con Tampere e Helsinki. E andiamo a Kuvola, dove ci sono stato. Andremo oggi da Turku a Kuvola. Candele natalizie, eccolo qua. Facciamo questo, ragazzi. 347 km. Andiamo, 8.900 euro. Bene, bene. Andiamo con questo. Vai, impacchettiamo questo regalo di Natale. Vai, contratto esterno. Andiamo, iniziamo la consegna. Dai. Ok, ecco qua il mio semirimorchio, ragazzi. Ovviamente adesso dovrò fare delle manovre, perché giustamente non è assolutamente in linea, quindi facciamo delle manovre. Ragazzi, faccio questa visuale che è molto più semplice per me. Sto ancora giocando con un gamepad, ve lo dico, una cosa che non dico mai, ma sto giocando con un gamepad. Vorrei un volante e sarà un obiettivo che mi proporrò di comprare, acquistare un volante non solo per questo, ma anche per qualche gioco di Formula 1 che vorrò portare in seguito. Sono appassionato di motori e magari questo mi potreste aiutare voi con l'obiettivo. Farò delle live magari con qualche donazione se vi va. L'obiettivo mio sarà quello di acquistare ovviamente questo volante, un buon volante sicuramente, o un Logitech G29 o un Thrustmaster T300. Ragazzi, sono quelli che vorrei. Intanto agganciamo il rimorchio natalizio, guardate che bello impacchettato, sembra veramente un pacco di Natale, stupendo. Bella questa idea. Ecco qua che agganciamo il rimorchio. Ve lo faccio vedere da fuori. Guardate che bello questo pacco di Natale. Magari qualcuno di voi già l'ha visto da qualche altra parte, ci ha già giocato, ovviamente gli appassionati. E adesso iniziamo il nostro viaggio, ragazzi. 347 km. Vai, partiamo, amici miei. Dai, con il nostro best, le candele natalizie. Babbo Natale ha bisogno di queste candele natalizie e noi gliele portiamo senza nessun problema. Vai. Vai Babbo Natale, aspettaci, che siamo anche in Finlandia, quindi tutto sommato siamo nella tua zona. Vai! Stiamo uscendo dalla cittadina di Turku, ovviamente in Finlandia. Non voglio superare i limiti di velocità, ho visto che stavo a 55, già mi fanno tantissime multe, non voglio spendere ancora. Mi sono messo qua sulla sinistra, poi andremo sull'autostrada, ragazzi, verso Tuvala. Come detto, sono 340 km. Commentate se vi piace l'idea di riportare un'altra serie su questo splendido simulatore. Sapete quanto lo amo, ma spero che piaccia anche a voi. Commentate, mi raccomando, fatemi sentire per questa vigilia natalizia, per questo giorno di Natale. Vi ho voluto portare un video natalizio, appunto, con Euro Truck Simulator 2.
con queste candele natalizie che porteremo a Babbo Natale. Così potrà raggiungere tutti i bimbi e tutte le persone che vogliono queste piccole candele, amici miei. Commentate, mi raccomando, dai. Vi faccio rivedere il rimorchio, che è veramente bello, il pacco di Natale, bellissimo, sul mio Volvo oro, ragazzi, color oro, guardate che colore spettacolare. Il 460 così è veramente bello, un Volvo spettacolare. Andiamo, partiamo anche da quest'altra parte, vi faccio vedere con, vedete, il fiocco di Natale, bellissimo. Sì, però adesso devo passare, se no faccio dei danni. Ok, così non mi ha fatto la multa, meglio. Adesso mi rimetto nella schermata, ovviamente all'interno dell'abitacolo del camion, e dai che ripartiamo. Manca ancora un bel po'. Ogni tanto vi faccio vedere un po' la grafica di questo splendido DLC, stupendo. Siamo qui in Finlandia, Estonia, Lettonia, insomma ce le facciamo tutte quante. La parte del Baltico, veramente bello, tutta la parte nord mi sto facendo, perché a me piace veramente tanto come DLC, e quindi ho voluto riportare questa serie, sperando che anche a voi aggrada appunto questa mia idea. Commentate, mi raccomando, e se vi va, like e condivisioni, perché no, fa sempre piacere. Dai, andiamo verso Helsinki e poi verso Tuvala, dai. Guardando intorno a noi, amici miei, il paesaggio finlandese è stupendo. Certo, non c'è la neve, magari ci sta qualche mod con la neve, ma io sinceramente non l'ho scaricata. Sarebbe bellissimo, immaginatelo con la neve, questo paesaggio pieno di abeti, di pini, querce e quant'altro. Guardate, guardate lì davanti, anche i girasoli qui a destra, mi pare. Comunque c'è qualcosa qua a destra, qualche campo, alberi. E guardate qui invece un incidente, stupenda anche questa chicca grafica comunque del gioco. Guardate, guardate, distrutta la macchina con i pompieri, l'ambulanza, mamma mia, fatto benissimo. Questa è un'altra chicca aggiuntiva, non solo del DLC ma proprio del gioco, che ha voluto fare appunto la SCS Software, ancora più realistico, amici miei, ancora più reale. Simulatore veramente con i fiocchi, visto che siamo a Natale, va bene, dai, eh. Intanto siamo arrivati a Lati. Devo andare a 50 km/h, e mi hanno fatto la multa perché stavo andando troppo veloce. Ho visto un altro autovelox, adesso l'ho evitato. Dobbiamo andare dritto, superiamo questo piccolo borgo finlandese, Lati. Però prendiamo questo semaforo, per favore, grazie. Ok, tanto a sinistra un furgone che non mi sorpassa, perché siamo tutti e due a 50 km/h, ovviamente. Piccolo borgo dove non c'è quasi nulla, come vedete. Intanto fermiamoci al semaforo, ci guardiamo un pochino intorno con la telecamera esterna. Adesso mi fermo qua, vi faccio vedere. Ecco il borgo che vi dicevo, come detto non c'è niente. Lì ci sta una fermata dei bus. La cosa che pensavo, sarebbe bellissimo se la SCS Software facesse un'implementazione per quanto concerne anche i bus all'interno di questo gioco, di questo simulatore. Ragazzi, sarebbe stupendo. O magari un gioco a sé stante, però fatto dalla SCS Software. Questa è una richiesta che farò personalmente, vi manderò una mail. Sicuramente la farò, perché per me è una grandissima idea. Per quanto è fatto bene questo, pensate, un gioco in una carriera fatta tramite bus, come vi ho postato per esempio Tourist Bus Simulator, fatto però dalla TML Studios, oppure Farm Bus Simulator, ma fatto dalla SCS Software. Secondo me renderebbe veramente tanto con questa grafica uno spettacolo. Dai, proseguiamo il viaggio, mancano 87 km all'arrivo, vai! Mancano una quindicina di chilometri, l'ultimo tratto, amici miei, ce lo facciamo tutto insieme. Vedo lì già la bandierina. Possiamo andare qui a 80 km/h. È stata poca, devo dire, poca autostrada, ma tantissima strada statale, quindi abbastanza difficoltosa. Con un camion che pesucchia per il mio motore, comunque sia. Dai, tutto sommato è andato bene il viaggio fino adesso. Ovviamente adesso succede qualcosa, perché a Lollo quando dice così succede sempre qualcosa. Siamo a Cuvola. Io già l'avevo scoperta, quindi non mi dice che ho scoperto Cuvola. Ovviamente questo paese finlandese dove andiamo a trovare Babbo Natale. Gli portiamo le candele natalizie. Qui fermiamoci allo stop.
Cioè andiamo a sinistra, vediamo un po' se arriva qualcuno. Non mi pare, io andrei. Vai Lollo, senza paura, di qua. Non c'è nessuno, giriamo, vai. Siamo al centro cittadino. Bene, qui si stringe la strada. Mi rimetto con la telecamera perfetta, in posizione perfetta. Ci andiamo qua a sinistra e andiamo a posare il nostro carico di candele natalizie. Babbo Natale ci aspetta con le sue renne, che devo portare le candele ai bambini. Dai. Lollo oggi si sente buono, è Natale. E quindi oggi abbiamo fatto una cosa natalizia. Non toccare, bravo. Avevo paura di toccare l'altro camion. Bene così, strade strettissime. Qui in Finlandia anche questo è un centro veramente piccolo. Sarebbe stato bello con una mod, come detto già prima in precedenza, una mod natalizia con la neve. Intanto ci andiamo qui a sinistra verso l'NCH, che è l'azienda. Eccola qui. Ok. Parcheggeremo qua il nostro carico, ragazzi. Vediamo un po'. Ci siamo. Eseguiamo. Giochiamo sul sicuro. Sì, sempre sul sicuro. Ok, lo parcheggiamo là molto facilmente. Adesso lo vado a parcheggiare senza alcun problema lì sulla destra. Vediamo se sono preciso nelle manovre. Ok, vai avanti. Vai avanti, grazie. Ok, possiamo. È pronta per lo scarico la merce. Vai. Stacchiamo, sganciamo i sostegni. Sincronizziamo i progressi con World of Trucks. Benissimo. Bene, che mi dice? Candele natalizie da Turco e Cuvola. Abbiamo fatto 8.000 euro. 8.900 euro, 448 XP. Siamo quasi a livello 5. Bene, sono contento. Ho fatto questo mio primo viaggio. Progresso, infatti, 1.12. Vedete, dell'evento che vi dicevo internazionale, quello Gift Delivery, ovvero i regali di Natale. Abbiamo portato le candele natalizie al nostro Babbo Natale. Spero vi sia piaciuto il video. Ragazzi, come sempre, like e condivisioni. Commentate se vi piace e commentate se vogliamo proseguire una serie, magari anche in live, ragazzi. Anzi, quasi sicuramente porterò più live nel prossimo periodo. Vorrò fare sicuramente più live su vari giochi come questo, Euro Truck Simulator 2, come Tourist Bus Simulator, Football Manager 2019 e chissà cos'altro, ragazzi. Tante sorprese comunque sul canale, come sempre. Come detto, l'obiettivo mio sarà quello di prendermi un volante per portarvi anche qualcosa sulla Formula 1. Altra mia grandissima passione che ho avuto modo di portare solamente con Motorsport Manager, ma non con un gioco reale sulla Formula 1. Quindi mi raccomando, state sempre sintonizzati e per rimanere incollati sapete che c'è la solita campanellina e quindi non dovete fare altro che cliccare su quella e iscrivervi, ragazzi, mi raccomando. Un abbraccio dal vostro Lollo come sempre, ci vediamo alla prossima con Euro Truck Simulator 2 e tutti i giochi del Lollo. Alla prossima, buon Natale, ciao ciao!